Bentornati sul canale di Ittico Sostenibile. Oggi parliamo di canocchie o pannocchie o se preferite cicale di mare, anche se qui da noi se non le chiamate canocce non vi capisce praticamente nessuno. Questo particolare crostaceo ha riproduzione invernale ed è proprio in questo periodo che diventa incredibilmente gustoso. Il nostro proverbio recita: a Santa Caterina una canoccia val più di una gallina. Personalmente non capisco come una canocchia possa valere più di una gallina, ma chi sono io poi per contraddire un così bel detto popolare? Una cosa però posso dire: Santa Caterina è il 25 di novembre e negli ultimi anni la stagione delle canocce si sta sicuramente spostando un po' avanti, complice anche il riscaldamento globale. Sono animali affascinanti, vivono gran parte del tempo in gallerie scavate nel sedimento che abbandonano quasi esclusivamente per andare a caccia durante le ore notturne. Sull'ultimo articolo della loro corazza, che è denominato telson, sono presenti due falsi occhi o ocelli che hanno la funzione di scoraggiare un potenziale predatore o almeno di dirottarne l'attacco su una porzione non vitale del corpo. La forma dell'animale è allungata e termina in un capo trapezoidale munito di occhi composti e peduncolati. Le canocchie sono caratterizzate da una coppia di arti che si dicono raptoriali e che prendono il nome di pseudochele. Queste, chiamiamole zampe, hanno lo scopo di catturare e trattenere le prede. Se le guardate attentamente, in effetti vi accorgerete che non sono delle vere e proprie pinze, ma assomigliano agli arti della mantide. Come nota di curiosità vi dirò che il movimento di apertura e chiusura delle pseudochele, usate per catturare pesci e invertebrati, è uno dei movimenti animali più rapidi che avvengano nel mondo subacqueo, potendo superare di gran lunga la velocità del suono. Se guardate quest'ultima porzione di filmato a 30 fotogrammi al secondo che ho rallentato a un decimo della velocità effettiva, bene, potete vedere come la fotocamera riesca a malapena a immortalare il movimento dell'arto che si serra. Peraltro stiamo parlando di un animale morente. Altra cosa che mi interessa farvi notare è come si distinguono i maschi dalle femmine. Se guardate il ventre di questi animali potete notare come l'esemplare in alto, che reggo con la mano destra, sia caratterizzato da queste tre bande tra un metamero e l'altro di color bianco lattescente, che nell'altro esemplare mancano completamente. Altresì, se guardiamo verso la porzione caudale, poco oltre gli ocelli, vediamo in controluce una parte degli ovari di colore giallastro. L'animale in alto è quindi una femmina, e una volta cotti i suoi ovari daranno il famoso corallo di cui tanto si parla in ambito culinario. Ma bando alle ciance, con la biologia non si mangia e io ne sono la prova vivente. Quindi andiamo a vedere come preparare questi animali per gustarli in un classico lesso alla veneziana. Le canocce sono in effetti croce e delizia dei cuochi in erba. È infatti abbastanza facile sbagliare coi tempi di cottura e trovarsi con dei gusci svuotati piuttosto che con della polpa succosa. Come prima cosa diamo una dolce morte a questi esemplari ancora vivi mettendoli in congelatore per una ventina di minuti. Gli daremo poi una sciacquata e nel frattempo avremo messo su un tegame per la cottura al vapore. È vero, tradizionalmente qui da noi le canocce si fanno lesse, ma è proprio lessandole che si va più facilmente a sbagliare. La ricetta prevederebbe di immergere le canocchie in acqua salata bollente e dalla ripresa del bollore lasciar trascorrere al massimo un minuto e mezzo. Ma io lo so che è qui che casca l'asino e so che mi andate a mettere su un pignatino troppo piccolo e cercate di introdurre tutte le canocchie in una sola volta, oppure che per non sporcare il piano cottura le fate bollire a fuoco medio e poi mi venite tutti in pescheria a lamentarvi che le canocchie erano vuote. Cuocendo invece tutto a vapore vedrete che questo inghippo non si verifica. Bene, porteremo il tegame in temperatura su fuoco vivo, ci trasferiremo le canocchie in buon ordine sulla griglia, incoperchieremo e metteremo su un bel timer a 10 minuti. Nel frattempo potete canticchiare 10 volte l'inno italiano o se non vi sentite abbastanza patrioti potete ascoltare quasi tutta Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd. Quello che è importante è che allo scoccare dei 10 minuti siate pronti a estrarre le canocce dalla loro sauna e a metterle su un piatto a raffreddare. Preparatevi perché adesso viene il bello. Munitevi di una bella forbice da cucina. Io, in effetti, ho una bella forbice da cucina, solo che l'ho portata in pescheria e a casa mi è rimasta questa baracca dell'IKEA che non è decisamente pensata per questo lavoro. Prendete una canocchia e partendo dalla coda praticate un taglio longitudinale di modo da tranciare il tegumento dell'animale sia in porzione dorsale che in porzione ventrale. Non fate caso al maledetto cerotto che mi si sta staccando dal dito, ma concentratevi sull'operazione.
Trovare la giusta distanza è questione di pratica. Cercate di stare più verso il margine che potete. Così facendo butterete via meno polpa. Questa operazione va compiuta ovviamente su entrambi i lati. Va poi recisa la porzione terminale del telson, dove ci sono gli ocelli per intenderci, che in cottura avranno preso un bel colore arancio. Ora vi dovrebbe risultare facile scoperchiare l'addome degli animali e mettere in luce la polpa. Da ultimo, se volete, potete eliminare le lamelle che stanno sull'addome e che sono esteticamente poco invitanti. Ma diciamocela tutta, è davvero solo una questione di estetica. Ve lo faccio rivedere da un'altra angolazione. Con la vostra bella forbice taglierete il tegumento dell'animale prima dal lato destro, poi da quello sinistro e infine ne reciderete il telson. Da ultimo, con un poco di pazienza, eliminerete la corazza dalla schiena della povera bestiolina. Questo lavoro è un po' tedioso e se fatto con lo strumento sbagliato magari vi farà pure venire le vesciche, ma è assolutamente ripagato dal risultato finale. Preparate quindi una vinaigrette oppure condite solo con olio, sale e pepe, vedete voi. Se volete aggiungete pure del prezzemolo per guarnire. Insomma, fate come vi pare. Servite però tiepido. Dalle mie parti si dice mangiar e morir. Ecco, non devo aggiungere altro e andate in pace.